Il santuario della Madonna della Civita, di proprietà dell'Arcidiocesi di Gaeta, nel comune di Trilatina, è stato costruito sul Monte Fusco a 673 metri sul livello del mare. È come un balcone tra i Monti Ausoni e la catena degli Aurunci, con belvedere sul Mar Tirreno. Un posto meraviglioso da un punto di vista ambientale e naturalistico, soprattutto d'estate, e dista da Itri circa 14 km, situato in un luogo tranquillo e solitario, adatto per quanti vogliono pregare e meditare nel silenzio e nel raccoglimento. Il santuario si trova dal Medioevo al centro dei sentieri che conducevano al Golfo di Gaeta, alla Ciociaria, all'Abruzzo. Le popolazioni di questi comprensori e regioni continuano da secoli a coltivare la particolare venerazione della Madonna della Civita. Nella zona di Itri è attestata la presenza di 19 benedettini cassinesi. Un monastero del secolo XII è ricordato alle falde del Monte Civita, con il nome di Val di Fellino Figline. Il Monte della Civita acquisì importanza grazie alla venerazione del ritratto di stile bizantino della Madonna Madre di Dio che la tradizione volle attribuire alla mano di San Luca Evangelista. Per un evento miracoloso l'immagine, forse stampata all'iconoclastia come accadde per altri esemplari, fu rinvenuta sul leccio del Monte Civita. E da allora, forse prima del 1000, luogo e meta dei pellegrinaggi da ogni parte della zona e delle zone limitrofe. Nel 1147, per la prima volta, si fa menzione di una chiesa della Madonna della Civita in alcune donazioni lasciate dal notaio Gualgano e da sua moglie Sigelgarda. Costante fu la popolarità del santuario, tanto che il vescovo di Gaeta, Monsignor Patrizi, definì la chiesa devotissima e di antica venerazione e ne procurò il restauro, consacrandola il 20 giugno 1491 alla Madonna Immacolata. E questo è il primo santuario al mondo dedicato alla Madonna con questo titolo.